Dai, com'è andata? Sapevo, io scoprirò subito. Volevo saperlo dopo, però vediamo subito. Volevo sapere infatti questa cosa, perché immagino che per un atleta sia stata proprio una mazzata allucinante. Vissuto tante situazioni che poi magari mi hanno aiutato nelle gare con i più grandi. Bello fare le interviste. Sono un po' stanco, questa è già la premessa perché stamattina mi sono allenato qua. Prima Questa è la volta per tosta. me. Prima volta? Per intervista? Ma che Prima spettacolo. volta. Dal vivo prima Tommy, volta. benvenuto. Grazie. Allora, Tommy, Grazie piccola premessa. Sono anni che dobbiamo fare l'intervista. C'è stato il Covid, c'è stato di tutto. Primi anni. Da tanti anni, scusate, che dobbiamo fare questa intervista. 2018, l'abbiamo detto prima. La cara Pietrasanta. vecchia Piadinolandia. Mamma mia, Piedinolandia. Io la prima volta che ti ho conosciuto è stato quando hai vinto Pietrasanta con la Stone. Ok, quindi era il 2018. 2018, Sì, sicuro. se non 2017 forse. 2017 era quella prima. Che l'avevi fatta comunque. Sì, l'avevo fatta. Avevo vinto anche quella, però era diversa, anche il campo gara era diverso, la Stone era il secondo anno. Allora forse io lì ti ho visto e poi ci siamo conosciuti bene l'anno Ci dopo, che sta, abbiamo ci mangiato sta. una cazzo di pedina grossa così. Che Enorme. tu hai il record lì. Vabbè, No, il record hai. ce l'ha un caro vecchio signore che in una piadina di 2 kg ha mangiato in 4 minuti. Ma altro che CrossFit, cioè questi sono i veri record. Allora, Tommy, possiamo iniziare caldo, quindi faremo le cose con calma. Questa Con calma. intervista sarà divisa in due. Nella prima parte voglio scoprire chi è Tommaso Pieri, come si è approcciato al CrossFit, un po' la tua vita sportiva. Parliamo un po' delle prime gare. Scaviamo. Scaviamo bene nel profondo per poi parlare di tutto, futuro, tutto. Parte interessante, Esatto, che vedrete nel secondo video. Quindi, Tommy, ti chiedo un breve riepilogo di chi sei, quando sei nato, dove sei nato e un po' come ti sei approcciato al mondo sportivo da ragazzino o da quando hai iniziato. allora, intanto ciao a tutti, per chi non mi conoscesse, sono Tommaso Pieri e sono nato il 5 marzo del 97, quindi si dice che sono giovane, ma ormai 25, non siamo più tanto giovani. Certo, Sono allora. nato qui a Lucca. Qui a Lucca, città che ho imparato ad amare a volte, pochissime volte nella mia infanzia a odiare, però non riesco a staccarmene perché c'è tutto e la sento proprio casa mia in tutto e per tutto. Poi, per quanto riguarda l'approccio alla vita sportiva, sono stato buttato in acqua nella piscina del mare da mio padre all'età di, penso, 3 anni, Ah, quando ero piccolissimo proprio. piccino. Vediamo se sopravvive, se non sopravvive. E sono sopravvissuto, ho cominciato appunto nuoto, quindi il mio primo sport è stato il nuoto. Ho continuato a farlo per tanti anni, più o meno fino ai 13, 12-13 anni. Ah, ok, beh, quindi Quindi importante. sì, ho un bel background di quello sport. Pian piano crescendo, andando a scuola, liceo, stava diventando un pochino stretto, un pochino pesante perché vedevo tutti che giocavano al Ok, pallone. classico. E io purtroppo mi stavo un po' rompendo le scatole di nuotare sott'acqua da solo, senza sentire nessuno, solo me, non ce la facevo più. E da lì, prima del pallone, mio padre, siccome non è molto fan di questo sport, non questo CrossFit, il pallone, Ah, ok. ha provato a indirizzarmi altre parti. Prima basket, Ok. poi ping pong. Ho fatto anche ping Da pong un per... estremo Sì, all'altro. ho fatto anche ping pong per penso 2 anni, quindi Ah, cazzo. in concomitanza col nuoto, quindi cercavo di fare tutte e due. E poi alla fine vinsi io, andai a giocare a calcio, me ne innamorai, Ok. mi piacque tantissimo e fino ai 17 anni feci quello. Dopo venni premiato da quello sport perché venni chiamato in una squadra di un livello regionale rispetto a una squadra provinciale, ero molto contento, entusiasmo a mille, troncato dopo 3 mesi perché... Po', sicuramente per problemi miei, ma anche per visioni diverse da parte dell'allenatore, io non ero adatto. E quindi Ruolo? difensore centrale. Difensore, mi piaceva parlare, mi piaceva.
E un giorno mi ritrovai da solo a fare i tiri in porta, mentre nell'altra metà campo c'era tutta l'altra squadra che faceva gli schemi, la messa in campo. Okay. Quindi da lì capì che non era più cosa. Non era più cosa. Provai a tornare indietro di categoria, ma non ce la feci. Era tornare indietro, non mi è mai piaciuto. Okay. E quindi smisi. 17 anni, scusami. Sì, 17 ok, 17 anni. Lì fui perso, che per un periodo veramente non sapevo da parte aspettarmi. È un ragazzo che tra l'altro adesso viene qui proprio a Belviste. Oh. Mi disse, era mio compagno di ruolo, anche lui smise okay. come, e disse dai vieni a provare questo CrossFit. Andai e da lì è cominciato tutto. Quindi grazie a questo ragazzo che fa le classi adesso. Che come si chiama? Lui si chiama Lorenzo Seriani. Grazie Lorenzo. Grazie Lorenzo, davvero. Grazie davvero. In che anno si parla? 2015. Che tu avevi? 17 anni quindi? 17. E ancora minorenne. Ho cominciato il 9 gennaio 2015. Ah, te la ricordi allora. Certo. Dopo parliamo di quel giorno, voglio sapere tutto. Okay. E in che box hai iniziato? Ho iniziato nel vecchio box di Ligato, non so se te conosci, no. Ligato, che c'è ancora qui a Lucca, nel vecchio box, il primo che aprì qui a Lucca nel 2013, lui aprì. Cominciato da lui, c'era anche Frederick, uh-huh. e ah. proprio con loro due ho fatto la prima classe di prova. Dai, com'è andata? Sapevo io, scoprirò subito. Lo saperlo dopo, però vediamo la subito. La classe di prova, chissà come mai sta il destino, chissà. C'era Power Snatch. E nel workout c'era toast to bar, io feci knee to chest. E c'era squat clean, mi fecero fare lo squat clean con la wall board, okay. con la mat board. E mi riuscì bene subito, e poi da lì quindi mi incuriosì e cominciai. Ti hai iscritto subito? Subito. E quanto è durata questa voglia di esprimere, no aspetta, questa voglia di spaccare nel CrossFit nelle classi, prima di passare... Allora, ho fatto nel ruolo avanzato da competitor fino a settembre. Allora, ok, io ogni volta che faccio le interviste, ti ho fatto questa domanda, tutti gli atleti che intervisto, quindi comunque tutti grossi atleti, fanno poche classi nella vita e poi passano direttamente a fare no, competitor. Allora, non cioè, è allucinante. Classi. Ho fatto questo ok breve periodo su 7 anni adesso che sto facendo CrossFit, breve periodo di classi, però parecchio intenso, andavo praticamente tutti i giorni, okay. perché non si usava ancora dire consigliato 3 volte a settimana. Vai, vieni! Subito, vieni, perché ti rompi, dai! Andavo tutti i giorni e lì proprio nacque questa passione. Mi ricordo che andai a vedere dei video su YouTube, questa è una cosa un po' particolare, perché andai a vedere Scrissi, che non sapevo ancora cosa scrivere, Scrissi, nazionale americana, cross, io ancora pensavo fosse uno sport. Ah, ok. Uscirono fuori sicuramente degli scappati di casa, perché non erano né Froning né Bailey, non erano nessuno, e io dicevo, no, qualsiasi cosa facevano per me era una cosa incredibile. Lo andai a dire a Frederick e lui disse, ma chi hai visto? Ho visto, guarda, ho fatto vedere questo video. Ma questi sono degli scappati di casa, quelli veri. E da lì poi lui mi inserì a Browning, okay. a Bailey, a Bridges, a tutti. A Matt? A Matt dopo, non c'era ancora Matt. Ah, 2000 e? 2015, no, sì, era okay, appena okay, passato okay. il 14. C'era Matt, però non era ancora così. Era ancora lì in fondo. Esatto. Quindi poi inizia a fare le classi, uh-huh. sempre 2015. Sì. No, scusa, inizia a fare il competitor 2015-2016. E poi cosa succede? E rimani sempre lì? Sì, rimango sempre lì. E poi cosa succede? Succede che a settembre... Immagino che arrivano le prime gare. Esatto, a settembre mi sono cominciato questo competitor. A novembre, mi sembra, ora ottobre, era novembre, molto probabilmente novembre, ho fatto la mia prima gara, che si chiamava Battle of Corner, a Corner CrossFit. Lo ricordo benissimo. Qua in Toscana? No, Corner CrossFit.
Corner CrossFit. Scrivetecelo nei commenti. Però so che l'ho fatta lì. Però forse abbiamo il pubblico che riesce a vedere in diretta. E com'è andata? Andò bene. Andò molto bene. Dirmi primo che no, mi ha vado. No. Okay. Assolutamente, assolutamente. Categoria? Era unica. Ah, c'era okay. Giuba. Vinse Giuba. Ah, ok, ok. Giuba Denari vinse. E, andò così, andò bene perché partì, facemmo tutti tre workout, poi dopo c'era il taglio per la finale. Ok. Padova? Padova. Ammazza. Un saluto a Padova. La vascata qua, eh? Sì. Come prima gara, poi? Sì, mi ricordo, era solo un giorno, andammo... Ah, un giorno solo, okay, ok. Domenica. Ok. Andarono bene questi tre workout, di cui uno dei tre era 1000 metri rope time. Lo vinci. Incredibile, me lo ricorderò sempre, quello lì, lo vinci e mi permise di entrare in finale con il decimo posto. Ah, ultimo. Ultimo. E arrivai in oro. Vabbè, prima gara. E quindi niente, poi da lì Fall Series. Diretto. Diretto. Bene. Il primo anno che fece Fall Series, quello lì, arrivai ai Microfiber X 17. E... Dopo un anno di CrossFit? Sì. Ok. E infatti siamo molto contenti, però in gara arrivai penultimo. Però vabbè. La gara l'ho sofferta tanto. Immagino che poi dopo aver fatto un'esperienza come Fall Series, dopo un anno di CrossFit, mi si aprì un mondo. Puoi spaccare il mondo poi. Sì, puoi spaccare il mondo, cominciai a diventare più duro nelle richieste anche verso me stesso, mi dovevo allenare di più, dovevo essere più ligio, dovevo... E lì subentrarono, sai, le classiche cose di nutrizione, prima io. Fosse, vabbè dai, è normale. Orari di allenamenti, magari dopo sessioni, aerobico. Mangiare tardi, non dormire. Esatto, tutte queste cose. Quindi siamo sempre nel 2016? Sì. Per poi, vabbè, hai fatto... Un bel po' di esperienza, immagino, sì. Anche perché poi... Tante gare, la mia fortuna è stata la categoria Under 21, e qui al box mi prendono ancora il giro perché dicono che sono... è da 7 anni che sono Under 21. E quindi l'ho fatta per tanti anni, quella. Ho conosciuto tanti amici, ho vissuto tante situazioni che poi magari mi hanno aiutato nelle gare con i più grandi, e ho imparato a muovermi. Ho avuto fortuna perché magari prima non c'erano categorie del genere, ti introducono bene alla categoria poi futura race. È interessante perché comunque sono ben dettagliate comunque anche queste categorie e non si trovano in tutte le gare. No, esatto. Questa è la cosa. Puntavo a partecipare solo a quelle. Puntavo a partecipare solo a quelle che... anche se sarebbe stato giusto non arrivare a prendere gli schiaffi subito, non mi andava. Okay. Mi piaceva combattere avendo delle armi, non essere in balia degli altri. Ok. E da quel che mi ricordo io, poi arriva Pietrasanta. Arriva Pietrasanta. E lì inizi a farti conoscere bene. Sì. Pietrasanta l'ho fatta per 3 anni di più. Primo anno che c'era ancora quel rack... storico, che era piccolissimo, era tipo 5 metri, che si muoveva mentre facevamo chest to bar, prendevamo le bazzate uno con l'altro, e quindi... È esperienza anche questa. E a quella gara lì andò bene, arrivai quinto. RX? Categoria era Scaled. Ah, ok. Era categoria Scaled, però c'era solo quella. Ok, quindi, la più alta. Sì, era la più alta. Categoria Scaled primo anno, categoria Scaled secondo anno, perché anche lì non fu ancora inserita la RX, vinsi quell'anno lì. E prima poi... gara vinta era? Sì, penso di sì. Ok. È stata la mia prima gara vinta. Primo sponsor conquistato all'epoca, One More Rep, non so se lo conosci. Conosco. E sono di qua, tra l'altro. Sono sì, di qua, di qui. E quindi ora non c'è più. Sì, sì. Quindi da lì la conina in bocca veniva. Continuato perché poi io mi ricordo un anno, non so se era quell'anno, di queste famose Stone e gli Overhead forse. Era l'anno dopo. Cioè, incredibile. Mi ricordo che erano tutti avanti,
Arriva Tommy bello tranquillo in finale, prende la stonda 70. Da... era quella lì, penso sia da 50, penso fosse quella da 50. Ok, inizia. Bam bam bam, unbroken. E vince. Sì, cioè, è stato incredibile. E io te lo dico da pubblico, che io ho visto tutta la scena. È stato qualcosa di incredibile. Vedi un ragazzo che tra l'altro, Andrea Bellato, non so se lo conosci. No. Nel due hit prima di me lo fece. Dissi perché no, proviamo. Arrivai lì e provai e andò bene. E in quella porzione di workout staccai gli altri e andai poi a vincere. Mica male. Bella sensazione. Vabbè. Quindi da lì inizia a conoscere il mondo RX degli Elite. Mm-hmm. E poi ti ritroviamo alle Fall prima della pandemia, giusto? Esatto, quella tra l'altro è stata il 2019. Sono state l'ultima gara individual dal vivo che ho fatto prima delle semifinali di questo. Ah, ma cazzo! Che ne parliamo dopo? Sì, sono passati ben tre anni. E quella gara te la ricordi? Pozzirius me la ricordo. Io mi ricordo gli snatch. Gli snatch sì, perché me li riprendesti. C'era nel video delle folle. E me la ricordo, non andò come speravo, arrivai, mi sembra, ottavo. L'obiettivo era male. Ok. Su. Però quell'anno lì gli altri erano molto, molto, molto più preparati. E vinse Stitzer. Sì. Mi ricordo che io lo guardavo, un alieno. Quell'anno lì era veramente infermabile. Poi quell'anno lì c'era veramente, c'erano tutti, mi ricordo. Secondo arrivò Migo. Leonardo, ok. Ho smesso. Terzo non mi ricordo, forse Allievi. Non mi ricordo. Ferrero. Mi ricordo le donne che vinse Antea. Sì. Che era la prima volta che vinceva dopo anni e anni di Fall. Dopo un po', sì, che ci provavo. Quella è stata la prima gara circondato da elite. Dagli altri, sì. Anche da nomi conosciuti in Italia, voglio dire. Sì, feci prima di quella, mi sembra, sì, Saturn 2019. Ah, ok, allora già. Però non c'erano tutti quei nomi. Okay. Non c'erano tutti quei nomi. Quando in finale i primi 10 arrivi e conosci tutti, li conosci un po' per amicizia, un po' per sentito dire, vuol dire che sono tutte persone forti. Com'è gareggiare in un palazzetto del genere? Perché lì non eravamo più nel vecchio palazzetto, ma era già quello nuovo, molto più grande. Quello nuovo. Allora, in un palazzetto del genere è bello, però... pecciatina... Non sono mai stato molto fan delle gare statiche. Mm. Per farmi capire, lì c'era una piattaforma per fare il bilanciere. Il bilanciere rimaneva lì. Ah, ok. Mi piace che forse dinamico. Per esempio, Silent Warrior, un tour molto lungo, si ha la possibilità di magari di avanzare il bilanciere, rendere il tutto un po' più spettacolare. Ok. Lì era molto più fermo e sono diventato un pochino più fan dell'altro modo. Ok. Beh, comunque una tua scelta di... Sì, ora con gli anni naturalmente dipende, per lì ero rimasto tutto di fuori, tutto concentrato su fare meglio. Ma invece volevo collegarmi agli sport che facevi da ragazzino. Mm-hmm. Quanto ti è servito fare un determinato sport come il nuoto o più determinati sport come può essere il ping pong una volta aver fatto CrossFit? Allora, cioè, sei riuscito a capire... Il nuoto sì, il nuoto perché adesso sta sempre venendo fuori nelle gare, torno a ripetere, anche stato il Warrior, tra l'altro lì ebbe un'esperienza. Lasciamo perdere. Sì. Sì, 2019. Allora me lo dici dopo. Prima voglio sapere questa cosa. E il nuoto, come ho detto, ha aiutato davvero tanto. Gli altri non hanno aiutato magari come schemi motori. Okay. Però come confidenza mia, il fatto che, ok, ho provato tante cose da piccolo, quindi qui ci sono tante cose diverse da fare, mi è sempre riuscito bene tutto. Secondo me posso dare il meglio, cercare di dare il meglio di me in
tutte queste cose diverse, quindi mi ha portato ad essere più curioso sulla parte ginnastica, piuttosto che okay. sulla parte aerobica, e quindi portarle un pochino, cercare di portarle sempre all'estremo. Ok, anche perché è un piccolo sport dove ci sono solo più di 150 movimenti, sì, quindi da spaziare ce n'è. Lasciamo perdere gli obbrobri, stanno inserendo... Vabbè, meglio non parlarne perché meglio poi te li trovi in gara più avanti. Esatto, esatto. E, invece Sauter del 2019? Sauter cosa è successo? 2019 ormai mi hai tirato fuori... Sì, è successo che allora, lo feci anche l'anno prima, e l'anno prima è stata una delle gare più divertenti nella mia intera carriera. Oh. Di CrossFit era organizzata molto bene. Nel 2018 correvi, era corsa, nuoto, corsa di nuovo. Il primo workout era corsa, nuotavi, riuscivi da dove sei entrato okay. e poi andavi a correre di nuovo fino alla fine. L'anno dopo si inventarono questi grandi dillo maghi dell'astuzia di entrare in un punto A e uscire in un punto B. Però prima dovevi correre. Quindi ai piedi ci dovevi avere qualcosa, perché correvi sullo sterrato, non potevi correre più. Ah. E mio fratello lì mi consigliò, anche io, ascoltare, però magari da ascoltare meglio, perché lui mi disse, siccome lui ha fatto tiro da tanti anni, mi disse, guarda, io nuoterei con le scarpe. Perché così esci. Esatto, ce l'hai subito e fa. Io l'ho ascoltato, però io il problema è che ho notato anche quei calzini di spugna pesantissimi, ho rischiato di affogare, incredibile. Ah, minchia, è stato incredibile, una cosa assurda, perché sono bravo nel nuoto, non essendomi mai trovato in difficoltà in acqua, quando ci trovi per la prima volta non sai bene come comportarti, e quindi mi fermai un attimo. Ok, devo arrivare in fondo, ci arrivai piano e poi da lì è stato un po' compromesso il tuo workout. Mamma mia, ma immagino poi anche a correre con... Sì, correre poi sembrava avere delle spugne al posto dei piedi. E gli altri senza niente? Gli altri furono più furbi di me, corsero con un paio di scarpacce, se le levarono e dall'altra parte avevano però Tizio X. Che gli dava... Che gli dava poi le scarpe vere. E io non ebbi quell'astuzia lì. Vabbè, dai, esperienza pure questa, esatto, per il prossimo futuro. Allora, volevo farti l'ultima domanda della prima parte, poi approfondiamo meglio le gare, il futuro. Vorrei parlare di mindset, sì. Un po' di mentalità e tutto. Pre-pandemia e post-pandemia, okay. È cambiato qualcosa? Allora, per alcuni magari sarà brutto sentirlo, però lo dico appunto dal 2020 che lo dico, il 2020 è stato l'anno più importante della mia vita, fino adesso. Perché in quella casa, casa dove abito ora, adibita a microbox, tra l'altro ho la fortuna di essere in campagna, quindi ero, okay. Potevo correre, potevo fare molte cose anche all'aria aperta. Però in quella casa lì mi ci sono chiuso, per tutto il tempo vivevo solo per quello, giorno e notte, sono fatto un mazzo tanto e poi dopo ho ripagato quell'anno, perché anche per sfortuna degli altri non si sono potuti magari allenare bene al meglio, invece io mi sono fornito di tanta attrezzatura, tra l'altro anche il box, un bel beast che ringrazierò sempre, mi dette un sacco di roba, okay. Robetta utile. E lì ci fu lo switch per me. Ok, volevo sapere infatti questa cosa, perché immagino che per un atleta sia stata proprio una mazzata allucinante fermarsi e allenarsi a caso, comunque dove si poteva. Allora, sono stato spiazzato all'inizio, perché ti ritrovi a non poter più fare niente. E passata una settimanella, magari dovevi un po' riassettare tutto, decidere come muoverti, e poi dopo sono partito. Ho provato ad allenarmi all'aperto, proprio all'aperto, ma non riesco. Non riesco perché non lo recepisco come luogo di allenamento.
preferisco un luogo di allenamento chiuso. Anche con bilanciere, dumbbell, kettlebell. Bilanciere, dumbbell, ho provato. Va bene, sì, lo posso fare una o due volte a settimana, però sempre non ce l'avrei fatta. Quindi sono stato anche molto fortunato ad avere il posto per farlo. Ok, poi chiudiamo. Mm-hmm. Per poi tutto il 2020-2021 e arriva tutti gli Open, esatto. Tutto lì qua di là. Succede che diventi il Fitness Italy. Esatto. Com'è stata quella sensazione? Allora, immagino che ti ricordi ancora tutti i minimi secondi di quel giorno. Sì, perché quando hai scoperto proprio. Avevo in mano un bel panino col polpo fritto dentro, tutta crema di pistacchi sopra, ero fatta vignana in vacanza. Mm-hmm. E stavo per dare un morso a sto panino e mi dicono, oh, devi guardare le mail. Cioè, lo sapevano prima loro di me, non so come sia possibile. Guardo queste mail. E effettivamente mi fu comunicato che ero per quell'anno il Fitness in Italia. Fu bello, non lo realizzai lì per lì, magari quando sono tornato qui in palestra, ne ho parlato anche con i miei amici, con il mio allenatore. Li capisci e quindi fu bello. Cosa cambia? In realtà non cambia niente, perché se... Cioè dico a livello tuo, proprio dentro... Se non continui a farti il culo, eccetera, poi succede come quest'anno, che perdi il titolo e... Il titolo. Ci sono... No, beh, certo, certo. Cose più importanti. Piazzamenti più importanti, però... cambia che... Cioè, ti senti come se stessi tenendo un peso sulle spalle? Allora, io magari ho avuto un pochino l'effetto opposto. Allora, la pressione non la sento tanto. Anche, per esempio, alle ultime semifinal, le semifinal dell'anno scorso, non ci sono mai stati momenti che prima di workout, sai, la classica zampetta che balla, della paura. Sono sempre stato molto calmo. Secondo me non me lo sono goduto abbastanza. Ok. Non ci ho pensato abbastanza, non ho pensato al fatto che era un premio per gli anni in cui mi sono fatto il culo e quindi non me lo sono goduto abbastanza. È un peccato. Sì, ma vedremo di risolvere. Questo volevo sentire. Allora Tommy, noi adesso facciamo una piccola pausa e riprendiamo con la seconda parte che uscirà tra un paio di giorni. Quindi voi andatevi a vedere la seconda parte se è già uscita, se no aspettate un paio di giorni. Noi ci beviamo un caffettino, mi asciugo un po' il sudore perché sto morendo. Si cambia la maglia perché siamo tutti e due sudatissimi. Tra l'altro, maglietta, non ci siamo organizzati. Però ragazzi di Epslab, lui vorrebbe quella con la scimmia. Ragazzi di Epslab, voglio la maglia con la scimmia. Grazie, per favore, vi voglio bene. Ci vediamo dopo. Grazie. A dopo. Ci vediamo dopo.